vorrei costringere tuo figlio, tuo marito e tutte le persone che hai nel cuore e capiscono il tuo amore, perché oggi capisco mia mamma, ma fino a quando tu vorrai costringere non riceverai nulla, il frutto non ci sarà, perché quelle persone cominceranno a cambiare quando ti vedranno diverso, quando ti vedranno esercitare l'amore verso di loro. Allora vedrai qualcosa cambiare, ora vedrai Dio all'opera in quelle situazioni. Quindi io mi sono girato mentre andavo da questa parte, mi sono girato, ho convertito, come si dice convertito, ho convertito il mio senso di marcia, mi sono girato e ho scelto quello che potrei fare tu questa sera, perché non è un caso che tu stai qua, non è un caso. Ma anche a quelli che pensano di essere credenti, che sono nelle chiese perché appartengono alle famiglie, io ho fatto 28 anni di chiesa, fratelli, 28 anni di chiesa, ho fatto tutte le mie scuole domenicali, le ho fatte tutte, grazie a Dio, perché è stata una grazia per me essere cresciuto in una famiglia. Ma credetemi, se io non avessi fatto una scelta, io sarei rimasto ancora un peccatore senza perdono. Sarei rimasto così, avrei perso tutto, avrei perso una vita abbondante qui sulla terra, quello che sto vivendo oggi, ma che prima non vivevo, ma avrei perso un'altra cosa importante, la vita eterna. E questo significa che la religione, la tradizione, l'appartenere a una famiglia o a una chiesa non ti dà il diritto di ottenere queste cose. Assolutamente. Tu potrai stare qua per anni, giovani, come ho fatto io. Primo, perderai questo, ma non solo. Perderai una cosa incredibile, tutte le benedizioni che Dio vuole darti, che sono meravigliose. Anche all'età di 15 anni, oggi potessi tornare indietro, io avrei fatto questa scelta a 10 anni. A 10 anni. Non sapete quanto è bello servire il Signore. Non vuole canto, no? Oh, quanto è bello servire. Bellissimo. Ed è vero, è bello servire il Signore. Perché si apre un mondo fantastico, nuovo. Quindi, cari amici, avete una grande opportunità questa sera. Cari fratelli, cari giovani, che siete nella comunità, avete una grande opportunità questa sera di poter vedere veramente cambiare la vostra vita. A partire da questa sera, una scelta, che tutto parte da una scelta. E quindi la conversione è questa. Io mi giro, invece di andare da quella parte, decido di camminare con il mio Creatore, con colui che più di ogni altro mi conosce, neanche mia madre, neanche mio padre mi conoscono come mi conosce Dio. E qualcuno fa, se tu hai in mano questo giocattolo, questa invenzione, da chi vai a chiedere come funziona per farlo funzionare meglio? A volte troviamo le istruzioni, no? Nei regali, nei giocattoli, sono delle istruzioni dove l'istruzione ti dice come comporre il giocattolo per farlo funzionare. Ecco, tu sei stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Sei una creatura sua e Dio ti ama in un modo che tu neanche immagini. E neanche immagini, perché l'amore di Dio è così incredibile che se solo potessi provare un pezzettino, anche oggi uscissi di qua, in un altro modo. Già uscirai di qua in un'altra maniera, già lo so, per quando c'è, quando si parla di Dio, le persone possono solamente ricevere qualcosa di meraviglioso per la loro anima. Quindi se vuoi capire qual è il tuo problema e come risolvere questo problema che tu stai vivendo, il consiglio che ti do, il consiglio che Dio ti dà, è quello di andare a Lui. Perché lui ti conosce meglio di tutti. Tu potrai venire da me, io potrò darti dei consigli, ma Dio ti conosce di più.
perché Dio guarda e scruta con il suo spirito dentro i nostri cuori. E quando c'è l'evangelizzazione, questo termine che noi usiamo, significa proclamare il Vangelo. Il Vangelo, sapete cosa significa? Poi sempre a voi nuovi mi riferisco, è buona notizia. Ecco, tu questa sera stai ricevendo sono delle buone notizie, ed erano le buone notizie che davano e predicavano i nostri cari antenati, fratelli, discepoli, apostoli in quel tempo. Buone notizie. E quando c'era la buona notizia, si usava il Vangelo, era usato anche nel popolo di quell'epoca, anche quando una donna metteva a mondo un bambino, questo Vangelo, la gente entrava nelle case e diceva: Vangelo, buona notizia, era nato un bambino. Ecco qual è lo scopo del Vangelo, buona notizia: dare alle persone notizie di speranza, perché tu hai bisogno di speranza, perché tu non sai dove andare. Sei confusa, a volte sei indecisa e dici: dove devo andare? Cosa devo fare? Chi mi può consigliare meglio? E chi meglio del tuo creatore non può consigliarti questa sera? Io credo che Dio abbia già mandato la sua parola a effetto. La Bibbia dice che quando la parola di Dio è mandata a effetto non torna mai indietro vuota, fino a quando non ha compiuto lo scopo per cui è stata mandata. Io credo che lo scopo di Dio questa sera era proprio questo, quello di parlare al tuo cuore e di dirti che c'è una speranza. E questa speranza, sai chi è? Non è l'iguale che lotta, non è il cacciatore. La speranza è Cristo. La speranza è Lui. La speranza non è la religione, ma è Gesù la speranza. È Gesù la speranza. E Gesù cos'è? Amico, ascolta bene. Gesù è una persona, non è una religione. È una persona che 2000 anni fa è venuto al mondo per darci queste, per darti questa buona notizia. E ci sono delle cose, delle promesse che Dio ha fatto per tutti. Queste promesse vanno prese. La salvezza per la tua anima c'è già, tu ce l'hai già, devi solo riceverla. Perché Gesù ha pagato quel prezzo sulla croce 2000 anni fa ed è ancora valido oggi. Tutte le persone che nascono hanno a disposizione la salvezza. La Bibbia dice che oggi la salvezza è giunta in questo posto e tu la puoi ricevere. Quindi quello che io ti sto dicendo tramite la mia testimonianza è che innanzitutto il convertirmi è stata una cosa meravigliosa, perché passerai il resto della tua vita in maniera splendida, nonostante le difficoltà, nonostante i problemi, per quelli anche che vengono. Noi abbiamo, anzi a volte anche di più rendono dei problemi, perché abbiamo un nemico, e il nemico cerca sempre di scoraggiarci. Ma sapete, la fede alla fine è qualcosa di meraviglioso, perché ti aiuta a superare i problemi. E senza fede, con gli stessi problemi che tu avrai, come pensi di uscire fuori? A chi ti affiderai? Ti affiderai a te stesso? Come fanno credere tutte le altre ideologie e filosofie del momento, o altre religioni, che dicono una cosa importante, dicono per loro, dicono: tu ce la farai, tu sei Dio, vedrai che la tua forza ti permetterà di uscire da questo problema. Questo dicono tutte le altre facili, dico io, no? E tutto il nemico che fa? Il nemico cerca di distogliere le persone dalla verità. Facendo che cosa? Distruggendo la verità. Lui sa qual è la verità e a volte la vuole confondere facendo delle fotocopie che sembrano originali, ma non lo sono. Quindi state attenti se
fate dei percorsi diversi per poter uscire da questa situazione. È come se prendesse l'Auli. L'Auli cosa fa? Quanto dura l'effetto? 3-4 ore. Ma dopo l'effetto finisce. E il dolore c'è sempre, perché il dolore è la radice. Quindi per poter superare questo tuo problema, questo tuo malessere, tu devi andare alla radice del dolore. Tu devi andare al dentista, il dentista ti rivitalizza il dente e ti tira tutta la parte magica che c'è dentro. Allora inizierai a vivere bene. Quindi Dio è quel famoso dentista. Ti sei un mal di dente oggi, è una metafora. Lui vuole tirare fuori quella radice magica. Che c'è dalla tua infanzia? C'è dalla tua infanzia. E Dio vuole risolverla. Quindi non da rettere tutte le altre false dottrine, false verità che dicono che tu da solo ce la farai, che tu con le tue forze ce la farai. Perché la Bibbia invece dice, Gesù disse, voi senza di me non potete fare nulla. Ed è vero, io senza Gesù non potevo fare nulla. Oggi con Gesù, con tutti i miei difetti, io so, certezza, io so di poter fare quello che Lui mi chiede di fare, perché non sono solo, quando anche mia madre, o tua madre, o tuo padre ti abbandonasse, io sarò con te. Amen. Fino alla fine dei tempi. Amico, che bella notizia è questa? Meraviglioso, c'è qualcuno che ti sta promettendo che non ti lascerà mai più, non solo su questa terra, ma tu andrai a incontrarlo nel cielo per tutta l'eternità. E questo, ecco perché tu vedi a volte in qualche amico che si definisce credente, che è un credente, e vedi questa serenità, che vive di speranza. Perché? Perché non fonda la sua vita sulle cose che vede. Non possiamo fondare la nostra vita su quello che vediamo, perché la Bibbia dice che tutto quello che vediamo è per un tempo, ma ciò che non vediamo, preoccupiamoci di quello che non vediamo, perché quello sarà per sempre. Ora questo è il messaggio che io voglio lasciare. Io sono Nicola e tu non difenderesti mai, ma il tempo stringe, io a posto di stringare dinanzi al Dio, finiamo. Ci abbiamo messo la conclusione, perché per la verità le domande che vorrei fare sono tante sicuramente, però in questi pochissimi minuti che ci mancano per la verità magari evitiamo di fare qualche domanda, però perché no? Ritagliamoci uno spazio di preghiera in cui possiamo adorare il Signore per quelli che sono venuti la prima volta, per quelli che vengono sempre, come dico, magari 28 anni in chiesa e non hanno ancora realizzato il Signore. Vogliamo soprattutto, come ha detto Nicola nel suo libro, c'è un capitolo in cui dice amo l'Italia e questo per lei. E in questo, giovani amici, noi dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento. Perciò vi voglio invitare ad alzare in piedi tutti quanti. Ci stiamo avviando veramente verso la conclusione. Leggevo all'inizio e poi daremo a Nicola lo spazio di pregare per tutti quanti noi. Quel verso, la cui conclusione da Isaia dice una sorgente la cui acqua non manca mai. Fratelli, ecco, faccio anche una domanda a voi e rispondete magari alzando le vostre mani. Io voglio stasera, pregando al Signore, ognuno di noi dice io voglio essere la sorgente d'acqua dalla quale scorre l'acqua della vita. Credere questo con tutto il nostro cuore, alziamo le nostre mani se ci crediamo in questo, in segno di lode e di avvenimento. Lasciamo allo Spirito di muoversi in mezzo di noi, perché sia ben chiaro che Gesù Cristo è il Signore. Stasera abbiamo voluto onorare, lodare e glorificare il nome di Gesù Cristo. E i fratelli della musica ci invitano un cantico di adorazione.